Arriva la nona edizione, questa importante manifestazione di corsa su strada, una manifestazione importante perché coniuga lo sport agonistico e l'attività di promozione sportiva, di coinvolgimento dei cittadini non agonisti e dei bambini. Ci sono alcune novità che spiegheranno poi gli organizzatori e la FIDAL. Io mi limito a dire che la manifestazione è, per la nostra città è importantissima perché nella giornata dedicata all'ecologia è un modo per i cittadini che hanno voglia sia di camminare, di correre, eccetera, ma anche di chi ha soltanto voglia di avvicinarsi e vedere e guardare, è un modo per trascorrere una giornata, una mattina d'inverno solitamente benevolo a Cagliari, perché anche l'anno scorso c'è stata una gran bella giornata. È un modo diverso per passare una mattina di sport, di salute e di benessere. L'iniziativa coniuga quindi lo sport, l'attività motoria e il benessere fisico, psicofisico della città. Uno dei nostri obiettivi in questo ultimo anno e mezzo, due anni di attività amministrativa, di indirizzo politico-amministrativo, è stato quello appunto di individuare e di inquadrare lo sport in un'accezione più ampia, non solo lo sport, i campionati, lo sport agonistico, ma quello abbiamo, come dire, l'ambizione di mettere in movimento una città intera, di far diventare Cagliari la città degli sport. Sapete, abbiamo vinto il titolo di città europea dello sport, ma vogliamo far diventare Cagliari la città degli sport, quindi ampliare anche il range delle attività disponibili, dell'offerta di sport che c'è in città. Più l'offerta di sport si allarga, più è facile che i cittadini continuino a fare attività sportiva. Abbiamo una mortalità sportiva molto alta nelle scuole medie, i bambini quindi smettono di fare attività sportiva in tanti tra gli 11 e i 14 anni. Io penso che una delle motivazioni possa essere anche quello di non avere un'offerta ampia, perché spesso ci si scontra anche con possibilità diverse, con attitudini diverse, con difficoltà anche logistiche, e avendo invece uno spettro più ampio di attività disponibili, questa mortalità sportiva può arrivare e può diminuire. Quindi ovviamente uno sport di base, diciamo, come quello della corsa, è uno sport che è importante, che va bene anche per fare movimento, per fare attività e per stare in salute, non necessariamente per continuare una carriera agonistica da sportivo. Questo è uno degli obiettivi, tra l'altro, che ci siamo posti anche all'interno del dossier di candidatura a Città Europea dello Sport, anche perché è uno dei requisiti che l'Unione Europea richiede alle città per poter ambire al titolo. Insomma. Ricordo la prima edizione, eravamo un po' tutti titubanti di questa manifestazione, come risponderà la città, eravamo preoccupati il traffico, eravamo preoccupati di tutte le cose che naturalmente una grande città come la città di Cagliari naturalmente ci preoccupava. Invece piano piano si è andata avanti, siamo arrivati a 9 anni, e pensare a 9 anni di grande organizzazione, di bella e splendida organizzazione, alle quali noi siamo veramente orgogliosi, perché questo è veramente un forte segnale alla nostra atletica leggera. Questa è una manifestazione ormai che è acquisita al patrimonio culturale della nostra città, lo diceva bene l'assessore Marciali. Queste sono manifestazioni che servono alla città, in una città che si apre, in una città che apre le palestre, una città che apre l'attività sportiva a tutti i nostri cittadini. E questa è una di quelle manifestazioni che ormai in tutti gli anni abbiamo visto quanta partecipazione ha. Domenica sarà un successo enorme. E la sfida che io naturalmente voglio sottolineare, le difficoltà che tu hai superato e le difficoltà che ci sono, io quindi anche da questo microfono chiedo sempre, mi apro un pochino un po' alla nostra città, anche per evitare che chi organizza queste manifestazioni venga un po' abbattuta questa burocrazia che c'è quando noi organizziamo delle manifestazioni. Queste sono, capisco che ci sono dei regolamenti, delle leggi che vanno rispettate, però questi regolamenti vanno anche modificati. Adesso
La fortuna, noi abbiamo l'assessore che è un uomo che viene dallo sport, che viene dal nostro sport, che ha capito e ha già modificato alcune cose. Bisogna cercare, caro assessore, di modificare ancora, renderle più agevoli e più semplici. Questo è il nono anno consecutivo, appunto, che la manifestazione si svolge. Si svolge organizzata dalla SD Cagliari Marathon Club con una mission che è quella principalmente salutistica, però assieme alla salute, lo sport, quest'anno abbiamo aggiunto anche il discorso appunto ecologia e in particolar modo anche solidarietà, adesso ne parleremo successivamente. Per quanto riguarda la parte puramente sportiva, quindi domenica 4 dicembre, partenza appunto ore 10, si svolgeranno le tre gare rappresentate dalla non competitiva di 6 km, appunto la classica stracittadina, dove appunto l'atleta potrà affrontare il percorso di gara camminando, correndo, insomma a suo piacimento, con velocità variabile. Invece per quanto concerne la mezza maratona, che è appunto l'evento principale, sarà una mezza maratona internazionale, l'unica gara appunto competitiva. E non possiamo non toccare le principali aree cagliaritane, quindi la bellezza del quartiere di Stampace, passando appunto per il lungomare Poetto e quindi verso il parco del Molentargius, che rappresenta appunto il principale polmone verde del comprensorio, e quindi anche qui la parte ecologica, come dire, la possibilità di fare un'attività all'aria aperta e salubre può costituire sicuramente un movens ulteriore affinché la manifestazione appunto possa essere svolta nelle condizioni migliori. Per quanto concerne i numeri della manifestazione, lo scorso anno appunto con 2300 partecipanti consideravamo già la Cagliari Respira come l'evento podistico più importante, ma soprattutto anche l'evento sportivo, probabilmente con il maggior numero di partecipanti in gara di tutta la Sardegna, e questo è un primato per noi sicuramente molto importante, ma quest'anno appunto abbiamo raggiunto dei numeri superiori, non tanto per quanto riguarda, diciamo, la mezza maratona di per sé, che comunque si attesta sempre su valori intorno ai 1200 partecipanti, quanto per le altre manifestazioni, quindi le non competitive, e il successo in questo caso è superiore se pensiamo che stiamo portando all'attività fisica tantissime altre altri cittadini, altre persone.